domenica con un'altra parrocchiana. Sai come si chiama? Antonietta. Allora, Antonietta, io ho una domanda semplice. Allora, quando stavamo in questa, stiamo ancora in questa pandemia, ma però all'inizio di questa pandemia, quando tutto era chiuso, la chiesa purtroppo era chiusa, come vi siete sentiti spirituale? Spiritualmente mi sono sentita caricata, grazie a Dio, alla messa che seguivamo dall'Italia, dal Papa, è stato un aiuto. Però non è la stessa cosa come quando viene in chiesa, particolarmente la domenica, perché la domenica per me è qualcosa di spirituale. Da bambina sono stata sempre così, che la domenica io devo andare in chiesa, perché dopo 6 giorni di lavoro un giorno spetta dedicare almeno un'ora al nostro Signore Gesù. Bellissimo. E poi una volta che siamo entrati in questa zona verde e che abbiamo questa possibilità di venire in chiesa, com'è questa esperienza? È abbastanza meglio, ma non come prima. Bisogna ancora usare certi regolamenti imposti dal governo, però io penso che venendo in chiesa non c'è nessun pericolo, perché è molto ben organizzato. Benissimo. Allora bisogna venire ad ascoltare la nostra parola in presenza. Allora, se avete un messaggio per gli altri che volete condividere, cosa sarebbe questo messaggio? Di non aver paura. Di non aver paura. Di non aver paura, perché Dio è Lui che ci salva e ci proteggerà da qualsiasi infezione, da qualsiasi micro. Grazie tanto, Antonietta. Buona domenica. Grazie, è stato bello parlare con voi. Grazie altrettanto. Buongiorno, ci troviamo in questa bellissima domenica nella chiesa. Voi come vi chiamate? Buongiorno, Carmelo Romano. Carmelo, piacere. Carmelo, vorrei sapere, durante questa pandemia, quando la chiesa era chiusa, come vi siete sentiti? Certo che la chiesa ci mancava a tutti, perché è un luogo religioso e siamo abituati a venire in chiesa la domenica a pregare, e così ci mancava. E adesso che siamo in questa zona verde, abbiamo questa possibilità di venire in chiesa, come vi sentite? Cosa volete condividere con gli altri? Sì, ci sentiamo molto meglio, perché siamo al nostro agio, siamo più tranquilli e speriamo che continui, che questo virus se ne va. Certo, e c'è un messaggio che volete dire agli altri per incoraggiarvi per ritornare in chiesa? Allora io invito a tutti i lucesi di ritornare in chiesa, perché la chiesa è aperta per tutti e quindi dobbiamo fare il nostro dovere. Benissimo, io la ringrazio, signor Romano. Con piacere. Buona giornata. Buona giornata anche a lei.